ci siamo, buon pomeriggio e bentrovati a questo appuntamento di replay. Buon pomeriggio per chi ci sta seguendo in diretta, buonasera per chi preferisce vederci naturalmente di sera, come ben sapete andiamo in replica. Buon pomeriggio a Franco Segreto. Ciao, buon pomeriggio Patrizia e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Cosenza ha giocato in casa, quindi in casa è ritornato Aldo Cennamo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Bentornato ad Alessandro Russo, grazie per essere insieme a noi, un benvenuto. Ha una piccola leva, non tanto non ti offendi perché no. giovane, piccoli addetti ai lavori crescono, così l'ho definito, dal sito www.830.it, dico giusto Francesco? Giustissimo, giustissimo. Grazie, naturalmente parleremo insieme a te della Lega Pro e non solo. Allora, mi date gentilmente le schermate per quanto riguarda la Lega Pro, facciamo il punto della situazione, come sempre dovete scegliere la partita sorpresa di questo fine settimana calcistico, Aversa Martina Franca 2-0, a Barletta Casertana 2-0, Ischia Catanzaro 0-0, Lecce Juve Stabia 1-0, Lupo Roma Regina 3-1, Melfi Paganese 1-0, Cosenza Matera 2-0, Salernitana Benevento, che era il big match della giornata, sicuramente 2-0, Savoia Foggia 2-1, Vigor Lamezia Messina 2-1. Rimaniamo su questa schermata. Franco Segreto, scegli. Ne devo scegliere una? La buttiamo lì? Per chi scegli ha vinto, tu. Per chi ha vinto una bollettina? Allora, diciamo subito Aversa Martina Franca, non mi aspettavo che il Martina Franca potesse perdere ad Aversa, anche se l'Aversa... Aspetta, non ti aspettavi che il Martina Franca perdesse ad Aversa? Perché o l'Aversa vincesse sul Martina Franca? Perché stava andando... No, ti spiego subito. E la sorpresa è l'Aversa Normanna, perché in effetti ha 4 risultati utili consecutivi nelle ultime 4 partite, ha incamerato 12 punti. Però, insomma, il Martina Franca è una squadra principalmente da trasferta, sfrutta le proprie ripartenze in un certo modo. Diciamo che io avevo messo alla vigilia un X, è uscito uno, buon per l'Aversa e per Manolo Mocero, perché stanno riconquistando posizioni importanti. Aldo Cennamo. Ma io Savoia Foggia, la vittoria del Savoia Foggia, col Foggia in casa, Savoia, io non pensavo che il Foggia potesse andare a Savoia e perdere la partita, perché si trova in una posizione di classifica ottima, però probabilmente il Foggia avrà mollato e il Savoia si è portato a casa 2 punti che non so se gli servono per poi, certo il Savoia nei play-out, però il Foggia è molto molto più in alto, poteva dire qualcosa ancora per quanto riguarda i play-off, invece è stato sconfitto. E buonanotte. Alessandro? Ma io scelgo Lupa Roma Regina perché le parole del presidente Lillo Foti hanno toccato la sensibilità di tutti gli sportivi. La Regina con questa sconfitta vede il precipizio molto vicino, le parole di Lillo Foti sono state eloquenti. Immaginatevi, mettetevi al posto del patron Lillo Foti e dei tifosi della Regina. Sono passati dalle frequentazioni al Salotto Buono di San Siro e dalle amicizie col calcio che conta, di vittoria in casa contro la Juventus, ad una sconfitta che ha un vago sapore di Serie D come Domodossola, perdendo contro la Lupa Roma in un campo della periferia del Lazio. Quindi questa secondo me è una sorpresa, non tanto per il valore della Lupa Roma, perché pensavo che la Regina potesse in qualche modo tirare fuori anche un pari. Francesco? Ma io mi accodo a quanto detto prima, Savoia Foggia 2-1. Per me è un risultato sorprendente, anche perché il Foggia veniva da 6-0 contro l'Ischi. Quindi comunque una squadra attrezzata, anche quando l'abbiamo vista qua a San Vito, per quanto poi sia finita 2-2, una squadra velocissima, ben strutturata, che va a perdere contro il Savoia, che alla fine è una squadra che ha anche grosse difficoltà finanziarie, non nascondiamoci, è abbastanza sorprendente come risultato. È stata messa in mora il Savoia, il giocatore l'hanno messa in mora il Savoia. Infatti, sì, vediamo la classifica, che poi secondo tutti... Insomma, verrà mutata poi a seconda delle ripercussioni. Cioè, sicuramente non è una classifica veritiera. Allora, almeno per alcune squadre. Sì. Allora, Salernitana solo in testa alla classifica con 61 punti, Benevento 60, Casertana, Juve Stabia e Lecce 51, Matera 47, Foggia 46, Catanzaro 41, Barletta Vigor Lamezia 36, Lupa Roma e Cosenza 32, Martina Franca 31, Pagherese 30, Melfi 28, Messina 25, Aversa 24, Savoia e Ischia 23, la Regina a 19 punti. Franco, c'è una sostanziale differenza dalla classifica che abbiamo visto lunedì scorso. Sembra che c'è qualche
gioco in più che sembra fatto. Sì, a partire dal Cosenza, voglio dire che ha allungato in classifica. Su Catanzaro, Vigor, diciamo. Sì, ormai, come diceva il mio vecchio compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo, presumo che insomma, e dico che Catanzaro e Foggia ormai hanno gettato la spugna, nel senso che è difficile per entrambi arrivare ai playoff. Detto questo, c'è la Vigor Lamezia che ha battuto il Messina, quindi c'è questa forbice per quanto riguarda la parte bassa ancora più ampia, perché sono 7 punti di vantaggio, diciamo, dal Cosenza verso il Messina, che è rimasto a 25, ha infilato la quarta sconfitta consecutiva, Grassadori anche lui messo in discussione. Diciamo che è una classifica che è veritiera, al di là di quelli che poi saranno i bonifici bancari, di quello che può succedere, Melfi meno 2, Savoia meno 1, classifica... la crisi del Savoia e del Barletta, no, nulla da dire, nulla da dire, perché c'era la partita, c'era questo scontro diretto, si è giocato alla Reghi di fronte a 22.000 spettatori, è stata una partita ad altissimi livelli, voglio dire, lì la Salernitana ha sfruttato il fattore campo e quindi è riuscita a superare, c'è stato il sorpasso sul Benevento, quindi Salernitana, Benevento se la giocheranno fino alla fine per quanto riguarda gli altri due posti, perché poi ci sono anche le quarte migliori che bisogna tenere in considerazione. Sì. Penso al Foggia, che al Lecce, che è tornato alla vittoria, e la Juve Stabia, anche se ha perso la Juve Stabia 1-0, ma di questo ne parleremo dopo. E non dimenticherei la Casertana del mio amico Sasà Campilongo, perché è una squadra che può dire la sua, c'è giocatori interessanti e molto tecnici in questo finale di campionato. Aldo Cennamo, Regina in caduta libera? Ma io sono d'accordo con Alessandro, la Regina si giocava una bella partita con la Luparoma, 3-1, Lillo Foti ha fatto veramente, abbiamo letto stamattina tutto quello che ha detto, è veramente arrabbiato, perché quando una squadra si comporta così, quando va in campo e non riesce a portare a casa da un punticino, vuol dire che qualcosa non funziona più, vuol dire che il giocattolo si è rotto. Vediamo le immagini allora, della Regina. A questo punto credo che la Regina deve fare Conficca i salti mortali per cercare di centrare i play-out, ma sarà anche difficile. Non so se la Regina è quella vista ieri, ma onestamente è una squadra, secondo me, ormai ha mollato, e mi dispiace che la Regina il prossimo anno, se non dovesse ritornare a fare risultato, potrebbe giocare in Serie D, ed è veramente un peccato perdere una squadra come la Regina da questo campionato. Alessandro, è una posizione in classifica un po' particolare e veramente pericolosa, perché queste situazioni, a prescindere dal fatto che possa... aiutami adesso, non mi viene retrocedere direttamente, però soprattutto per le questioni societarie, spesso e volentieri queste situazioni sono l'anticamera di cose un po' più brutte, cioè, ma diciamo che... a volte capitano dei fallimenti proprio quando si parla di squadre di Serie A con situazioni societarie non floride, con i punti di penalizzazione, ecco, non lo volevo dire, ma lo dico, ecco, è una retrocessione diretta, perché rischia questo. C'è questo pericolo. Nasconde una situazione molto pericolosa per tutti. Certamente la Regina è stato quello che è stato il Catanzaro per lunghi anni, negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80 per la Calabria, è stata la squadra vetrina. Certo, vederla adesso sull'orlo del precipizio lascia un po' di stucco. E non è tanto, come dici tu, solo la situazione di classifica. Ecco. C'è quello che poi può succedere se il campionato dovesse finire in questa maniera qui. C'è un aggravante di prospettiva e c'è anche un problema in più, perché mentre 3-4 settimane fa, come diceva bene Franco, la Vesta Normanna sembrava un po' impicchiata, la Vesta Normanna in maniera davvero mirabolante si è alzata come Lazzaro dal sepolcro ed è pronta a dire la sua per cercare quantomeno un posto dignitoso nei play-out, se non addirittura evitarli proprio i play-out. Tra le altre cose, questa Vesta Normanna gioca in un'atmosfera, in un campo non semplice, ha una squadra discreta, ci sono due ex cosentini molto forti, Manolo Mocero e Sassano, che sono due ottimi giocatori, e poi ha chiaramente in testa l'obiettivo, la salvezza, cosa che è difficile tarare una squadra come la Regina, un ambiente come la Regina, ad una salvezza in Lega Pro. Bisogna avere lo spirito giusto, era quello spirito che serviva, che abbiamo auspicato per il Cosenza dopo la sconfitta del derby con il Catanzaro, e che è uscito puntualmente
sia la squadra che l'ambiente si è tarato su queste tre partite e si è tirata fuori in un certo senso bene dall'impaccio. La Regina dimostra, nonostante gli innesti di Cirillo, di Belardi e di Aronica, di avere delle problematiche strutturali, nonostante abbia un allenatore che lo scorso anno... Però perdone, a proposito dell'allenatore, ti chiedo a proposito dell'allenatore, perché ieri a quanto pare avevano affidato la squadra a Giacomo Tedesco, ma Alberti rischia o no? Sì, sì. Secondo me rischia, cioè, secondo me rischia, rischia. Non c'è, noi andiamo in diretta il pomeriggio, quindi rischia, non sappiamo rischia. Se in realtà poi ci sarà una comunicazione. L'allenatore è un po' subito, certo è, siccome un uomo Regina, Foti con gli uomini Regina di solito è sempre molto attento, perché loro questa atmosfera Regina cercano sempre di salvaguardarla, il centro sportivo, le persone che lavorano per loro. Poi Alberti, pensate com'è strano il calcio. Alberti lo scorso anno era alla guida di un Bari che è diventato un caso internazionale. La Bari, voglio ricordare, giocava con 50.000 persone alle spalle, giocava un calcio stellare, non è andato in Serie A per una concausa di eventi fortuiti, ora si trova a sposare la Regina, ultimo in graduatoria in Lega Pro, sull'orlo di un licenziamento. Questo è il bello e il brutto del calcio. L'ascensore del pallone. Non c'entra nulla, però se la vogliamo analizzare però per bene la c'è cosa. L'imprudenza è un errore un altro errore clamoroso, che la Regina, se dovesse pensare di mandare a casa ad Albert, fa un errore clamoroso. Invece penso che con Albert può ancora avere qualche chance di poter è fare un allenatore che dà, secondo me, dà una certa fiducia. Certo è, la Regina ha bisogno di un paio di vittorie di fila. Come dicevamo prima, qualche settimana dietro del Cosenza, la Regina è una di quelle squadre che con la spada di Damocle di un'eventuale penalizzazione ha necessità impellente di fare un paio di vittorie, altrimenti diventa molto dura, perché adesso, se non sbaglio, ha già 3 o 4 punti di stacco alla penultima. 4? Non ricordo. 19-23, dovrebbero essere 4. Mi fate vedere per gentilezza. Adesso c'è il derby. La classifica, così la classifica, non ricordo se era 19-23. Ci rendiamo 23, conto 24. Che la Regina ha necessità. 23, sono 19, 4 4 punti, punti sono... Sono abbastanza, che potrebbero essere anche 5, 6, non lo so cosa deciderà poi in sede di penalità. Guardate, la salvezza ora è a quota 28, la Regina è a 9 punti alla zona salvezza. Per centrare un play-out è a 4 punti. Franco, ci vuole la vittoria, con la Vigor Lamezia, e non è facile. Non è facile. Mercoledì, perché è difficilissimo, perché la Vigor Lamezia è in grande forma, La Vigor Lamezia sta giocando queste 4-5 partite in un modo eccezionale. Ieri ha vinto una partita eccezionale. Allora apriamo, facciamo un capovolgimento per quanto riguarda la Regina. Prima la Vigor, poi il Catanzaro, visto che Aldo ha aperto l'argomento. Sì. Però chiedo un attimo a Francesco, proprio per quanto riguarda la Vigor Lamezia e Messina, poi naturalmente parleremo con gli altri ospiti. Messina che era passato in vantaggio, ma giusto un'illusione, con la Vigor che porta a casa i 3 punti, che soprattutto, insomma, va ad ipotecare un po' la salvezza con... Sì. Sì, diciamo che la Vigor innanzitutto è una squadra che comunque gioca molto bene, ma non lo scopriamo adesso. Cioè è una squadra con un gran gioco, una squadra che esprime ottime individualità. Certo il Messina è in una crisi nera, perché sono 4 partite consecutive in cui non si fa punti, ma soprattutto se fino a qualche settimana fa aveva l'attenuante comunque di tenere a bada Melfi e Cosenza, che avevano mantenuto lo stesso passo, cioè una perdeva, l'altra perdeva, una pareggiava, l'altra pareggiava, e quindi si mantenevano tutti a 25 punti. Adesso il Cosenza ha preso 2 vittorie consecutive, il Melfi ha più 3, ora per il Messina si fa 2. Invece per la Vigor, che dovrà affrontare proprio adesso la Regina, forse l'unica cosa positiva per la Regina può essere anche il fatto che la Vigor, a salvezza acquisita, forse possa mollare un attimino, abbassare il livello, non so se sia possibile, forse effettivamente i derby sono derby, però. Franco, ieri le motivazioni c'erano, sia per la Vigo sia per il Messina. Messina, che io penso che insieme al Catanzaro, ma per altre situazioni, è una delle deluse di questo campionato. Cominciamo col dire che delle calabresi la Vigor Lamezia è quella che in questo momento, per quanto mi riguarda, ha fatto meglio rispetto alle altre. Fatto meglio perché non ha una grande panchina, non ha una panchina lunga. Ha un allenatore che era arrivato con un po' di scetticismo e grazie all'amico Fabrizio Maglia è riuscito a rimporsi, come aveva fatto anche precedentemente col San Bias. Ha dato un gioco a questa squadra che non è mai doma, ma nemmeno ieri,
Ieri il Messina dobbiamo dire che ha giocato un ottimo primo tempo, era passata in vantaggio con Orlando, ha avuto delle altre occasioni, poi la Vigor Lamezia ha messo in campo grinta, cuore, geometrie. Ecco, qui c'è Eld che fa una cosa bellissima, c'è una geometria, ecco, un passaggio poi al centro per improto, un diagonale, hanno disegnato una geometria in campo e questo va tutto a merito dell'allenatore veramente, perché hanno vinto una partita in rimonta. Poi il Messina che aveva bisogno di punti, eccetera eccetera, è stato bravo primo Scarsella a pareggiare con un colpo di testa e poi questo gol che per me, per quanto mi riguarda, è forse il gol più bello, diciamo, del fine settimana, dello spezzatino, non possiamo più dire del sabato, della domenica. Quindi merito ad Erra, a Maglia, al presidente Arpaia, diciamo che la Vigor Lamezia se l'è giocata su ogni campo ed è una squadra che ha ottenuto con largo anticipo, perché insomma è un amen per arrivare appunto alla permanenza, l'ha meritata veramente con grande come dire, determinazione, grinta e volitività. Un amen probabilmente lo ha recitato anche ieri, il Catanzaro con il punto di Ischia. Alessandro, la settimana scorsa già con il pareggio con la Vigor Lamezia ce lo siamo detti che fondamentalmente... Ah, dimenticavo una cosa, che ieri praticamente Battaglia che sta giocando alla grande, ma devono fare a meno di Puccio che si è infortunato, e Puccio è uno dei migliori centrocampisti non solo della Vigor ma dell'intero girone, quindi fare a meno di Puccio, insomma, non è un'assenza così. Certo. Dicevamo, Alessandro, il Catanzaro non penso, soprattutto guardando la classifica, può ambire ai playoff. Una certa delusione per come è partito il campionato, ci mancherebbe altro, con le ambizioni quantomeno di provare a vincerlo il campionato. Diciamo che agli esordi, dopo le fanfare, per esempio dell'arrivo di Camarà, con quell'arrivo così hollywoodiano all'aeroporto di Lamezia Terme, e la campagna acquisti sotto alcuni aspetti importante, con giocatori di alto profilo e spese abbastanza sostenute da parte del presidente Cosentino, tutti eravamo concordi nel dire che il Catanzaro avrebbe lottato per la promozione. I numeri dicono che il Catanzaro il campionato non è riuscito a vincerlo e che per arrivare ai playoff ci vorrebbe un miracolo, secondo me solo la matematica al momento tiene in vita le velleità del Catanzaro. È un Catanzaro che adesso deve fare i punti per centrare la matematica salvezza che ormai è pressoché è certa e poi affidarsi ad una linea di progetto, capendo se l'allenatore in carica Sanderra sarà l'allenatore per il prossimo campionato, come è probabile che sia, e quindi costruire il futuro. Certo è deludente, ma già a fine girone d'andata il presidente Cosentino, che non mi sembra per niente un ipocrita, lo aveva detto chiaramente che avrebbe smobilitato, smembrato e cercato di evitare di spendere, scialacquare, perché l'obiettivo era tramontato. E a proposito di motivazioni, il Catanzaro ne avrà poche, Francesco? Sì, ma più che altro penso alla piazza, perché comunque voi non voi si tratta di una piazza importante, una piazza che negli anni 80, come dicevamo prima, ha visto la Serie A. E si era partiti con le aspettative, con delle aspettative abbastanza forti, partire con un'aspettativa per una promozione diretta, addirittura, quindi senza passare dai playoff. Certo, le delusioni sono state forti, però io non credo che, poi posso anche sbagliarmi, ma non credo che mandare via Moriero sia stata una grande scelta, perché qualcosa si era rotto nel giocattolo, questo è fuori di dubbio. Però Moriero comunque non è un cattivo allenatore, è un allenatore che, se non sbaglio, ha all'attivo due promozioni dalla Lega Pro, dall'attuale Lega Pro alla Serie B. Forse è stata una scelta un po' affrettata. Poi comunque sia, gli acquisti stessi sono stati forse un po' troppo veloci, poi l'arrivo in pompa magna di Camarà, dal quale ci si aspettava tantissimo e che poi alla fine non ha dato quello di cui ci si aspettava. Perfetto, io ti devo bloccare, mi hanno detto che c'è la pubblicità, tra poco seconda parte di Replay, non ve ne andate. Yes.
Seconda parte di replay, sul tablet non leggo i messaggi, li leggo tra poco, però mi dà l'input di ricordarvi proprio che potete scrivere, mandare i vostri messaggi sulla nostra pagina Facebook di replay del lunedì, scrivete che tra qualche istante leggeremo, chiudiamo il discorso legato al Catanzaro, voleva dire una cosa franca e poi apriamo al Cosenza. Quando si parlava dell'ambiente prima ho subito pensato a Russotto che dopo il calcio di rigore fallito ad Ischia, che Mennella è stato bravo a neutralizzarlo, ha postato chiedendo intanto scusa alla tifoseria perché era nervoso, perché veniva da un periodo un po' così così, perché aveva avuto un infortunio che insomma lo ha costretto a non andare al meglio come è abituato a giocare Russotto, perché noi ne abbiamo sempre tessuto le lodi, specialmente nella prima parte di campionato, quindi si è sentito in dovere proprio per l'ambiente che c'è per la piazza di Catanzaro chiedere scuse sulla propria pagina di Facebook, così come ha parlato di vergogna, apri e chiudo la parentesi regina, il presidente, e vengo alle parole dell'amico Alessandro Russo, quando dice è una vergogna, dice la responsabilità in primis è mia, quindi Lillo Foti ci ha messo la faccia in tutto e per tutto, come sempre, poi come per sempre resto, ha capito che in questo momento è, diciamo, il percorso è difficilissimo, però si è assunto tutta la responsabilità, perché è un uomo di calcio, dice le scelte le ha fatte lui e di conseguenza se c'è questa situazione delicatissima in questo momento a Reggio Calabria, lui ha detto la colpa è solo ed esclusivamente mia, questo insomma gli fa onore. Chiudiamo dal punto di vista calcistico, se il vogliamo. Capitolo dedicato al Catanzaro, apriamo quello del Cosenza, un Cosenza che in casa è imbattibile. Terzo inizia con gli altri, dopo... allora iniziamo da Alessandro. Io un Cosenza, cosa dire, c'è grande soddisfazione perché dopo la sconfitta contro il Catanzaro, cioè la sconfitta in quanto tale, oltre al fatto, giustamente immeritata, ma oltre al fatto del derby era pericoloso dal punto di vista della classifica, il Cosenza è riuscito ad uscire fuori da questo cul-de-sac in maniera molto scientifica ed egregia. Con buona pace di chi già era pronto ad agitare spettri contro l'allenatore e con buona pace di chi troppo velocemente non rimane con i piedi per terra e capendo che il Cosenza è stato costruito bene per salvarsi, ma l'obiettivo è la salvezza. Invece è riuscito a battere la regina in casa in maniera netta e inequivocabile, con il risultato 2-0 che è un risultato, era un po' striminzito. È riuscito a pareggiare a Pagani laddove si poteva anche facilmente, a mio avviso con un po' più di cattiveria, a vincere e battere un Matera che è l'avversario peggiore da affrontare, soprattutto se devi fare punti, perché se al Matera lasci un po' di campo ti fanno a polpette. Invece è andato esattamente al contrario, il Cosenza è passato in vantaggio, ha gestito, ha avuto il campo e li ha fatti a fette. Il risultato poteva essere più pingue, potevano esserci addirittura 3 gol tra il Cosenza e il Matera e sarebbe stato troppo. Guardate che meraviglioso gol, questo 2-0 di Caccetta. Un gol che è 50% Cesca, dai. Assolutamente. È il Rubesh del Cosenza, Cesca. Ricordate il vecchio il calcio degli anni 80, era un attaccante tedesco. Alto e robusto come il nostro giocatore, un granatiere. Andate. Eccolo il giocatore più rappresentativo del Cosenza, Caccetta, l'uomo squadra che è riuscito a fare molto bene. E anche Fornito, che è subentrato, è un giocatore a cui va dato ancora più spazio, ma che dimostra di avere delle qualità, secondo me, da categoria superiore. Chiudo dicendo che il Cosenza è riuscito a trovare la forza per uscire da un cul-de-sac, merito del tecnico Roselli e merito della squadra che è stata più pratica della praticità. Una squadra concreta che sa quello che vuole e che è riuscita anche in un momento di grande allarme con molti giocatori fuori a fare punti, anche con l'ausilio delle cosiddette seconde linee, che poi seconde linee non sono mai nel calcio, perché uno come Carrieri, per esempio, che non capiamo bene nell'ultimo anno, soprattutto l'anno scorso, come mai non sia stato mai utilizzato, si è fatto trovare molto pronto ed è stato pronto come un titolare. È un Cosenza che ora ha ben 7 punti sulla zona salvezza, Franco, Patrizia. L'altra volta, mi ricordo l'ultima volta che ero qui, era dopo la partita con il Catanzaro, ricordo che spogliavamo i numeri. Ti invito sempre in genere quando ci sono sconfitte. Finalmente posso anche sorridere. Eravamo a scorrere i numeri.
Roselli è arrivato che Cosenza sull'orlo del baratro. Adesso il Cosenza 7 punti di vantaggio. Ciò vuol dire che il campionato non è finito, anche perché il calcio ci insegna, cari amici telespettatori, che il Cosenza scende in campo esattamente dopodomani e poi gioca di nuovo in casa. Prima a Castellammare di Stabia, che non mi sembra proprio un amichevole. E poi gioca in casa. Un'altra amichevole non è. Ecco, e poi una partita in casa contro il Lecce, contro una delle squadre più forti del campionato. Quindi occhio ancora una volta a pensare che il campionato sia concluso. Sicuramente guardiamo con più, mi verrebbe da citare il nostro, uno dei nostri allenatori più importanti che abbiamo avuto, Bortolo Mutti. Guardiamo alla classifica con simpatia, disse Mutti, quando eravamo in testa con più 7 sulla seconda in graduatoria, quando eravamo una squadra che puntava alla Serie A. La guardiamo sicuramente con simpatia, però attenzione a non perdere il livello della realtà, perché in soli 8 giorni abbiamo 2 partitacce, una peggio delle altre. Il Cosenza però, non dico che ci fa stare tranquilli, sicuramente ha un certo affidamento. Aldo. Ma io, dopo quello che ha detto Alessandro, potrei fare anche a meno di parlare, ha detto tutto. Ha riempito di contenuti quello che da più tempo noi in questa trasmissione, cioè i ben pensanti, perché noi siamo i ben pensanti del calcio a Cosenza, quando qualcuno fa i messaggi. Non lo puoi dire. No, ti spiego perché. E te lo dici solo, ce lo diciamo solo. Voglio essere un po' polemico oggi, perché quando qualcuno si permette... è un'autocitazione. Quando qualcuno si permette di fare alcuni sms, quando qualcuno si permette di zigolare, di parlare male di Roselli solo perché aveva perso le 4-5 partite, non gli andavano bene, e dice che se ne deve vantare, che è un incompetente. Oggi questo qualcuno potrebbe fare memoria di quello che ha detto, potrebbe chiedere scusa, si potrebbe mettere in fine e dire che Roselli invece è una persona per bene, un attore di grande spessore, ha grande carattere, ha ricombattato lo spogliatoio. Ma forse qualcuno dimentica quando il Cosenza era nel precipizio peggio della Regina. Noi eravamo peggio della Regina qualche 15 o 20, 15, un gradino più sopra. Oggi il Cosenza si trova, grazie a Dio, in una posizione di, secondo me, che può andare benissimo a Castellammare di Stabia e giocarsi una partita aperta, tranquilla. Probabilmente da Castellammare di Stabia arriverà un grande risultato, perché quello che abbiamo visto sabato è una squadra veramente, veramente ricombattata in tutto e per tutto. Ha recuperato i giocatori che a Cosenza venivano chiamati i brocchi, venivano definiti, bisognava smantellare tutto. Questo allenatore ha avuto questa capacità, perché è un oratore serio, preparato e soprattutto ha personalità, carattere, non si fa condizionare da nessuno, nemmeno da noi che siamo qui a chiacchierare e a parlare, a dire a giro ognuno, così bisogna fare, questo è il vero allenatore. Altro. Ecco perché secondo me questo allenatore merita veramente una riconferma, perché quello che abbiamo visto col Matera è il miglior Cosenza che ho visto io da qualche anno a questa parte, questa è la verità. Franco, è vero che, ed è giusto che sia così, io invece penso che il tifoso giustamente deve criticare anche le scelte. Noi, io sono ognuno sempre stata, dire, devo quando dire si la verità, paga il biglietto, ognuno può dire quello che vuole, ci mancherebbe altro. No, voglio dire una cosa, sono stata sempre poi un'estimatrice di Roselli, non, anche se non ho condiviso alcune sue scelte. Una di queste scelte che non mi piaceva, però mi faceva simpatia, era Cesca. Cioè, quando lo vedevo in campo non mi piaceva, ho anche detto che... Sabato io penso che Cesca... Allora, evidentemente Roselli ha visto oltre... perché ne abbiamo sempre, ripeto, come quando non impiegava De Angelis, anche se poi in realtà ha sempre dato delle spiegazioni in conferenza stampa prima e dopo. Cesca... 10 secondi soltanto, voglio dire. Veloce che deve rispondere Franco. Tolgo 10 secondi. Quando un allenatore si mette in campo Cesca, che per me domenica è stato il migliore in sabato, per me è stato il migliore in campo per quello che ha fatto, per come faceva salire la squadra, per come smistava la palla al combattimento, per come andava in difesa a difendere, è stato in difesa, ha preso due o tre volte, è riuscito anche a rompere il gioco dell'avversario. Ha tenuto in banchina De Angelis, che veniva da 4-5 gol in continuazione. Vuol dire che chi è allenatore che sa veramente quello che... No, vabbè, c'è, ha detto spogliatore. Perché lo tiene in banchina per mercoledì. Aspetta, rispondi. Ma si assume le sue responsabilità, certo, nel bene e nel male. Poi sentiamo. Ecco, sì. Allora, è il mio dire. Cominciamo Franco. Col dire che, vabbè, non devo aggiungere nient'altro. Io quello che l'ho scritto sul Corriere dello Sport e l'ho postato, io dico che c'era una polveriera nel momento in cui nello spogliatoio è arrivato il signor Roselli. Bravo. Bisogna dare merito e atto a Roselli di aver messo i puntini sulle i, di aver messo determinati paletti e di aver ritrovato
dopo due mesi e mezzo, tre dal suo arrivo, finalmente una squadra che si è ricompattata, in cui c'è il motto tutti per uno, uno per tutti, no? Il famoso motto dei moschettieri, caro Alessandro, perché quando poi senti dire che Calderini è uno di quelli che lo ha messo in campo e si è dato da fare cose che prima non gli ho visto mai onestamente fare, dare una mano al centrocampo, aggiungersi come ha fatto Cesca, e quindi vedi poi un gruppo unito, un gruppo compatto e granitico, cioè, significa che sono state messe da parte quelle che erano i malumori e i mal di pancia dello spogliatoio per arrivare a un unico obiettivo, che è quello della salvezza. Quindi Roselli ha avuto questo merito. Vengo a Cesca, anche se Roselli ha sempre sostenuto che è stato un regalo da parte della società, è chiaro che il suo zampino c'è, perché lo conosceva, lo aveva avuto per 18 mesi. Non era sicuramente il Cesca che non abbiamo ammirato come attore non protagonista, onestamente, tra virgolette, quando è arrivato qui a Cosenza. Che non ci è piaciuto. Era sovrappeso, perché non si era allenato da solo. Sì. Però quello che abbiamo visto ultimamente, dimagrito, è uno che va su tutti i palloni. In questo momento sta sostituendo Cori in maniera, diciamo, più che sufficiente. Io dico che se dovesse continuare su questi ritmi troverà anche il gol e sarà utile per il proseguo del campionato alla causa rossoblù. Quindi è un giocatore importante, così come lo è stato Carrieri. Ho tessuto le lodi di Carrieri perché io l'avevo definito un oggetto misterioso. Non me ne voglia nessuno, Ciccio Marino che l'aveva portato a Cosenza, Cappellacci che non l'ha fatto mai giocare, il giocatore sfortunato perché era sempre infortunato e quindi la dea bendata gli ha sempre voltato le spalle, però abbiamo conosciuto un giocatore che è un sinistro, un difensore centrale di difesa che ha un ottimo sinistro, di testa le prende tutte e quindi dà una grossa mano a Tedeschi, così come l'ha data Corsi. Ecco la compattezza di squadra, la sinergia, il gruppo, lo spogliatoio. Io prima di mandare l'intervista a Roselli, perché poi prenderemo spunto ancora per parlare naturalmente del Cosenza, voglio leggervi un messaggio che è arrivato tra i tanti di Reprete Lui, che è un po' lo specchio insomma di molti tifosi, e poi io penso anche l'intelligenza del fatto di non essere a prescindere dai criticatori seriali, nel senso che adesso vi spiego. Antonio Tocci scrive: devo fare i complimenti alla squadra e al mister, anche se spesso sono stato critico nei loro confronti, ma il mio scetticismo era dettato da grande preoccupazione per i risultati e il gioco che lasciava molto a desiderare. Bravi a tutti, come dice mister Roselli, ora il Cosenza è una vera squadra in tutti i sensi. Allora, sentiamo mister Roselli. Abbiamo ripetuto la prestazione convincente che avevamo fatto contro la Regina, ma secondo me contro una squadra di una caratura nettamente superiore. Dunque questo va veramente a vantaggio di questi ragazzi che sinceramente, al di là del risultato, stanno dimostrando di essere un gruppo molto compatto e costruito, diciamo così. Vedere Calderini rincorrere continuamente l'avversario, sono 3-4 mesi che aspettavo questo. Questi ragazzi devono soltanto seguire determinate linee, hanno grandi qualità, ma il calcio è fatto di sacrificio e tutte le volte che non mettiamo sacrifici in allenamento e in partita non siamo all'altezza. Se invece mettiamo questo, hanno qualità, ma tanti ragazzi che poi magari si perdono, l'abbiamo sempre detto. Con tanti giocatori fuori. Forse questo volevo aggiungere. Sicuramente questo è sicuro, ma è da un mesetto, anche quando magari qualche risultato veniva meno, che io vedevo questo diverso atteggiamento dei ragazzi, questa diversa coesione tra di loro. Oggi è stato fuori De Angelis, io ne ho parlato ieri, e lui era oggi con la squadra, nello spogliatoio mi diceva chi saltava di loro sui calci piazzati. Questa è la forza di una squadra, non chi va in campo, ma soprattutto quelli che in quella partita non vanno in campo. E onestamente ci abbiamo messo un po', però siamo riusciti a fare questo. Beh, onestamente dire la partita che hanno fatto tutti i giocatori, ma dal punto di vista tattico, Cacete e Arrigoni, che dove chiedevo, siccome questo 3-4-3 è un po' particolare, un giocatore si abbassa, un giocatore si alza dei mediani, e io gli ho chiesto aggressione sul primo portatore e diagonale del secondo. Dire quello come hanno fatto oggi, la vorrò rivedere, ma non sempre hai giocatori così intelligenti. Solo così si può giocare. Io non conosco un altro modo di giocare se non questo, perché ogni giocatore che perdi in un'azione, noi dobbiamo sapere in quanti difendiamo. Se siamo in 10 più il portiere, 9 più il portiere, 8 più il portiere, 7 più il portiere, se siamo in 4 difendiamo dentro la porta. Cioè, se questo invece la squadra non lo capisce,
si fa, come dico sempre io, ogni giocatore eliminare si aprono gli spazi e dove arriva in difficoltà tutte le difese. Non è questione di giocatori, è questione di che la difesa in uno spazio largo va sempre in difficoltà. Allora, sulla questione De Angelis diciamo che il mister è stato chiaro, sì, cioè sì, su questo sì. Poi lui è abbastanza trasparente, non gioca perché deve giocare. Vabbè, allora, ha fatto un chiaro riferimento a Calderini, ha fatto i complimenti a Calderino, perché come Nazione stavo leggendo un articolo adesso uscito su Cosenza Channel, Calderini un gol che vale il rinnovo, cioè pare che ci sia un feeling nuovamente. C'è già stato l'abboccamento in settimana con il presidente, e poi ironia della sorte, domenica c'è il Lecce probabilmente. Ma domenica, quando è uscito? Ecco, è stato un gesto molto Francesco, significativo. Un Calderini diverso in campo. Sì, ma a parte Calderini vorrei tornare proprio un secondo su Carrieri rapidissimamente. Certo, tranquillo. Allora, Gaetano, per una persona che segue quasi tutti gli allenamenti, come è successo nonostante l'università, qualche volta riesco a vedere gli allenamenti, innanzitutto un professionista di una serietà fuori dal comune, un giocatore utilissimo alla causa, sfortunatissimo, perché comunque uno che si distrugge tutto nella prima partita stagionale, e poi sfortunato perché ha trovato davanti l'anno scorso Guidi, un centrale di categoria, bravo, che in quella C2, che era una serie D, parliamoci chiaro, era un aspettato. Campionato livellato verso il basso, era un centrale di altro livello, si è trovato davanti Pepe, che Cappellacci preferiva, anche se a me non piaceva, ma comunque un altro professionista sul quale non c'è nulla da dire, si è trovato l'esplosione di Blondet. Quindi in quel momento Carrieri non poteva giocare per questioni, diciamo, anche di preferenze. Per quanto riguarda quest'anno, la coppia Maglie Tedeschi con Roselli è andata bene, poi la fortuna, ringraziando Dio, è girata anche dalla parte di Gaetano, abbiamo ritrovato un campione. Nell'emergenza, guarda caso. Nell'emergenza. Vorrei fargliela poi questa domanda a Roselli. Se non ci fosse stata l'emergenza, Carrieri ha fatto sempre panchina, Ha giocato solo negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, spezzoni di gara. Forse perché ancora non era pronto, perché ancora aveva dei problemucci, eccetera. Vabbè, considerando che... Però delle due lune, insomma. Considerando che la partita che ha giocato da titolare, mi sembra con la Regina, quando è dovuto entrare Serpieri, sì. È uscito dopo 70 minuti perché non ce la faceva più. Per i crampi, sì. Quindi è normale che un giocatore, quando non ha 90 minuti nelle gambe, non lo puoi rischiare, specialmente se sei in piena emergenza. Però lo puoi provare ogni tanto. Sì, cioè, questo, 15 questo minuti, 20 minuti. Questo assolutamente. Detto questo, Elio Calderini, io ho sempre pensato che se abbiamo fatto quegli 8 punti con Cappellacci sia stato merito di Calderini, perché Calderini, Corsi, Criaco erano gli unici tre che bene o male tenevano in piedi la baracca, anche perché Fornito non giocava, fino alla Casertano non ha giocato, Tedeschi idem. I giocatori un po' più rappresentativi, lo stesso Manolo, che adesso sta facendo molto bene ad Aversa, non era Manolo Mocero, certo, che abbiamo visto in Serie D. Quindi, conti fatti, Calderini, Criaco, Corsi hanno tenuto la baracca in piedi. Si è un po' spento dopo quello che è successo durante il calciomercato, perché ovviamente si parla di una squadra importantissima come Lecce, che punta alla promozione. Sfido chiunque. Si è spento, non era il Calderini che abbiamo conosciuto. Rivederlo sicuramente, io ho sempre pensato che effettivamente quella col Matera fosse la sua partita, perché una squadra che attacca per 90 minuti come il Matera, Roselli l'ha sempre detto, è una squadra veloce, una squadra che attacca, che se gli lasci spazi ti mette in difficoltà. Il problema è che per attaccare devi lasciare spazi. Una sera mi trovavo a cena con Giuliano Sonzogni e Giuliano Sonzogni disse che il calcio nient'altro è che un'equazione matematica. Se io ci metto meno tempo ad occupare lo spazio, è più normale che io non prendo gol e che tu lo prendi. Come informato, piccolino, però insomma, ripeto, mi fa sempre, ne parlavamo poco prima di andare in onda, cioè poi alla fine quanti anni hai? 21. Piccolissimo, ci ritroviamo. Ricordare Sonzogni ce ne vuole, perché Sonzogni. No, ma sai perché? Ci siamo trovati a cena l'anno scorso, non imbrogli. Ho quasi il doppio dell'età sua, non ho problemi, tranquillo, ho 41 anni, quindi però quando vedo questi ragazzi così volenterosi, vanno tutti i giorni all'allenamento, un po' ci ritroviamo, rivediamo in queste situazioni che in un modo o nell'altro abbiamo fatto tutti, vero Alessandro? Vero, assolutamente sì. Quindi, allora, leggiamo i tanti messaggi che ci sono arrivati, altrimenti non riesco a leggerli tutti. Ettore Vive scrive: grandi ragazzi, grande spirito di gruppo e soprattutto grande mentalità. Finalmente siamo una signora squadra con cui tutti, compresi i squadroni, dovranno sudare 7 maglie fino all'ultimo secondo ogni partita. Adesso che la salvezza sembra a portata di mano, un solo unico grande obiettivo: alzare la Coppa Italia al suo invito davanti ai tifosi.
manifestanti, tra poco ne parleremo. Poi Carlo, cara Patrizia, la grande partita gestita da una squadra che finalmente ha trovato cuore e unione, condivido quanto asserito da Franco Segreto che il miglior acquisto è Carrieri. Manolo, come dicevo una settimana fa, adesso sono stati tutti bravi e capaci, questo è Cosenza, un giorno non servi, l'altro sei indispensabile, ma vorrei fare i miei complimenti a Criaco, mamma come gioca, speriamo che rimarrà un saluto a tutti. Poi Gianfrancesco, ottimo Cosenza, la salvezza è vicina, ma il pubblico purtroppo è lontano, 1200 paganti sono veramente pochi, come si può pretendere di chiedere una buona squadra con incassi ridicoli? Federico, ottima partita giocata con un'organizzazione e sacrificio, risultato meritato che ci porta più 7 dalla zona playout, si vede che ora tutti siamo squadra, spero che si arrivi alla gara di andata di Coppa con un bel pezzo di salvezza in tasca. Poi Eugenio, ciao Patrizia, volevo segnalare che oggi abbiamo avuto qualche problema i primi minuti, ma adesso è tutto a posto, gran bella partita e grande gruppo, se si continua così la salvezza è vicina. Poi voglio arrivare a un messaggio, adesso capirete perché, per aprire una parentesi. Poi Francesco, San Vito il miglior Cosenza della stagione, i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita con tanta grinta. Poi Andrea, buon pomeriggio, finalmente sabato abbiamo fatto una vittoria straordinaria, una delle vittorie più importanti del campionato, abbiamo sconfitto una buona squadra. Vabbè, eventualmente, ecco Giovanni scrive, già, perché non aprono tutte le porte all'uscita? Anche quei pochi spettatori presenti hanno difficoltà sia ad entrare nello stadio ed uscire. Io vorrei aprire un attimo una finestra perché sono tanti i messaggi che mi sono arrivati, soprattutto dopo quello che la notizia che è uscita ieri in merito al passeggino che non è entrato per quanto riguarda la moglie di Bernardi. Ha fatto una lunghissima lettera di protesta, giustamente, perché non è entrato il passeggino. Intanto sono tanti messaggi che mi sono arrivati anche in privato, saluto anche Francesco che me l'ha scritto, parlatene. Allora io ho cercato anche di documentarmi in questo, perché poi in realtà poi la questione della sicurezza, il passeggino in più è in attesa, se non va è in attesa, il ottavo problema mese, inizialmente c'è attesa di all'ottavo mese di gravidanza. Allora, sulla questione della sicurezza, io ho cercato nell'ultima ora di documentarmi, poi in realtà non dico che è soggettiva la sicurezza, però spesso e volentieri da stadio a stadio può cambiare. No, perché mi sono arrivati anche dei messaggi la settimana scorsa e 10 giorni fa, che quando vanno a fare i biglietti con la patente europea non permettono di farli. Allora, partendo dal presupposto che il documento di riconoscimento è la carta d'identità o la patente, ma quella cartacea che è rilasciata dalla prefettura e non dalla motorizzazione. Quindi se ve lo hanno permesso, una gentilezza, ecco, è una gentilezza che vi hanno fatto. La questione del passeggino, perché là ci sono due questioni. Una, il fatto del passeggino, questo penso che può interessare a tutti. Allora, perché in molti stadi fanno entrare, per esempio a Napoli non fanno entrare, e altri stadi d'Italia, non tanto per la pericolosità dell'oggetto che come oggetto contundente, per esempio i giornali hai difficoltà, io sai che non lo sapevo, perché il giornale arrotolato diventa un oggetto contundente, per le vie di fuga. I passeggini non potrebbero entrare allo stadio, allora che l'hanno permesso in altri stadi è bene, però poi dipende dagli stadi e dalle vie di fuga. Potrebbe essere pericoloso soprattutto per il piccolo che è nel passeggino, perché se non erro dovrebbe andare nel settore dei diversamente abili. Sì. Quindi molto probabilmente il fatto del passeggino, adesso noi aspettiamo delle comunicazioni ufficiali, però la butto lì perché, ripeto, dalle prime notizie che ho cercato di avere è una questione legata alla sicurezza e alle vie di fuga, quindi che a quanto pare in tribuna, cioè chi vuole andare col passeggino può andare, però deve andare con il passeggino in tribuna diversamente. Discorso diverso è che la mamma entra dopo e poi chiede allo steward di farla entrare nel settore dove c'è l'altro figlio, mi sembra un'esagerazione. Se la regola non è che la società non c'entra nulla. No, però lo steward, però vedendo una donna incinta, è certo un minimo di elasticità. Probabilmente sono un pochino esagerati, però se questa è la regola bisogna trovare una soluzione per dare la possibilità, giustamente come dicevi tu, di mandarle nei settori che possono stare tranquilli e che non possono creare problemi ad altri. Chiudono la strada dalla mattina, vai in altre città. Allora, la sicurezza, il fatto che è rispettata fin troppo,
però sulla questione del c'è passeggino c'è un eccesso di zelo, dici tu, no? C'è un eccesso di zelo, però sulla questione del passeggino, se è una questione di sicurezza, però questione allora, io sono mamma, ci mancherebbe altro, però se non c'è la via di fuga, onestamente forse è meglio che non ci va in tribunale. Questo allora non in lo so, ecco, di andare in tribunale. Però siccome la ragazza allora, la moglie di Bernardi è di Cosenza, quindi intanto trovo sbagliato il fatto che insomma lo steward o la steward, perché poi ci sono anche donne, che insomma vede una donna che è incinta di 8 mesi, quindi si vede tranquillamente, non la fanno passare nell'altro settore, c'è veramente un eccesso di zelo. Sulla questione del passeggino non mi sento di dire, perché se non c'è la via di fuga là il discorso è totalmente diverso. Però penso che poi uscirà un comunicato da parte della società che spiegherà il tutto. Questo per arrivare pure alla questione della carta d'identità, se è successo prima non significa che, perché mi hanno fatto fare il biglietto con la patente europea. Andate direttamente o carta d'identità o con la patente, quella rosa rilasciata. Chi ce l'ha? Va bene. Allora, ritorniamo a parlare della Cosenza, ritorniamo a parlare, prima di ritornare al campionato, vogliamo dire della Coppa Italia, Franco? Ma infatti, io volevo aggiungere questo a quello che dicevano poc'anzi gli amici qui oggi a Replay. Che intanto il campionato non è finito, perché avremo delle partite molto molto dure ed importanti, ad iniziare da quella con dopodomani, mercoledì, a Castellammare di Stabia contro la formazione di Pippo Pancaro, che comunque aspira ad un posto nei play-off. C'è da dire che Pippo Pancaro, dei 51 punti a disposizione, 29 o 30 se non vado errato li ha raccolti in casa. Se tanto mi dà tanto significa che sarà una battaglia appunto dopodomani. Quindi il Lecce poi alle 12:30 sabato, domenica al San Vito, quindi orario di pranzo. Per quanto riguarda Rosselli, la Coppa Italia, ecco, ti ha dato comunque l'opportunità di arrivare ad una finalissima questo allenatore. Non dimentichiamo che il Cosenza ha eliminato formazione, ha eliminato importanti come la Regina prima, quando era in un periodo diciamo di escalation che stava recuperando, ha eliminato la Salernitana, ha eliminato il Pontedera stesso, pareggiando poi con quel gol di Cori in trasferta dopo aver vinto 1-0 in casa con un gol di Criaco. Voglio dire, se tanto mi dà tanto, è un allenatore che oltre ad aver allargato questa forbice sulla quintultima con 7 punti di vantaggio, ti ha portato anche ad una finalissima di Coppa Italia, che giocheremo giorno 8, lo ricordo, alle 18:30 a Como, e poi il ritorno il 22 al San Vito, su Rai Sport, saremo su Rai Sport, alle 20:45. Io prima della pubblicità, a proposito della prima partita dell'8 aprile, perché c'è una bella iniziativa di Lupi in diretta, stanno cercando di organizzare un volo charter, quindi per chi fosse interessato magari può andare sulla pagina di Facebook di Lupi in diretta, perché poi naturalmente vedranno a seconda di quante persone aderiranno a questo volo charter. E complimenti anche in questo caso, Lupi in diretta, una bella iniziativa, speriamo aderiranno in tanti. Certo, andare col Pullman a Como sarà difficile, perciò si organizza un volo charter. Pubblicità, tra poco. Terza ed ultima parte di Replay, Aldo. Vabbè, tu hai già parlato mercoledì. No, volevo dire una cosa. Mi devo complimentare per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati, ma soprattutto ce ne sono tanti ancora. Devo fare i complimenti, e non avevo dubbi, a Torino Tocci per la umiltà ed il senso di responsabilità che ha dimostrato nel fare quel messaggio, che secondo me sta a significare che Torino Tocci è una persona per bene, una persona che intelligente ed umile, e che ha fatto un mea culpa, e questo gli fa onore. Questo volevo dire. Allora, ciao Patrizio, ovvio che siamo tutti contenti quando il Cosenza vince, ma non bisogna dimenticare che questa squadra è la stessa che ha preso gol e sconfitte fino a 2 domeniche fa. Il calcio è questo. Sarebbe il caso di essere un po' più equilibrati nei giudizi, ci salveremo certamente, ma non sarà comunque una stagione da ricordare. Cosenza e la sua tradizione meritano ben altro. E poi Giuseppe prima, grande gruppo e grande grinta, Calderini e Cesca che recuperano a centrocampo, Corsi che domina la fascia, un carriere impenetrabile. Nel momento di crisi ne stiamo uscendo a testa altissima, bravi ragazzi. Adesso Guarascio deve iniziare a programmare il futuro, iniziando a rinnovare i contratti ai giocatori più validi, non distruggere
distruggiamo di nuovo la rosa. Poi per Franco non è praticamente Cappellacci, non è Roselli ad aver messo da parte Carrieri, bensì Cappellacci. Sì, però con lui voglio dire la infortunata, certo. Abbiamo parlato di infortunio, abbiamo parlato, non c'è stata la possibilità. Io poi ho fatto la battuta, se non fossimo trovati in emergenza, di quel Carrieri che fine avrebbe fatto, punto di domanda, era questa la mia. Alessandro, sulla questione degli spettatori, 1200 paganti, ti do sempre delle belle patate. Posso iniziare? Grazie. Prego, sullo stadio. Sì, come avevo... Scusa, no, dobbiamo battere su questo e poi anche sui manifesti, perché molti tifosi hanno mandato delle mail dicendo che non giocano i manifesti e con questo spezzatino non si sa quando si gioca e a che ora si gioca. Ma l'idea che il tifoso se lo vuole sapere poi fondamentalmente. Vabbè, però qualcuno ha chiesto il manifesto. Certo, sì. Allora, è sul... Ti ringrazio perché in maniera piuttosto creativa è divertente, spero, anche perché bisogna anche prenderlo un po' con autoironia la vita, altrimenti non ne usciamo, e figuriamoci il calcio. Certo. Ero pronto a tirare una battutaccia sull'orario della prossima partita in casa alle 12.30, quindi volevo proporre, utilizzando 11, la più importante, volevo proporre, Aldo, scusami, dopo, utilizzando la trasmissione più seguita degli sportivi del Cosenza, magari la prossima partita, dopo aver provato le brezze di giocare alle 11, ora alle 12.30, magari una partita alle 8.30 di mattina, subito dopo, magari facendo una convenzione con un bar e facendo colazione al San Vito. Credo che si stia rasentando il ridicolo nell'organizzazione del calcio di Lega Pro. Mi dispiace dirlo, ma il dato sui paganti è sicuramente la fotocopia di questo disorientamento totale, della disinfezione totale che provoca questi orari e questa organizzazione del tutto lontana dalle possibilità dei tifosi e dalla voglia dei tifosi di seguire non solo la concorrenza televisiva, che è acerrima. Il Cosenza giocava in contemporanea a partite di Serie B, Serie A inglese, subito dopo c'erano altre partite di Serie A. Non solo questo, non si capisce mai, una partita inizia alle 11, una inizia alle 12.30, una inizia alle 2.30, una alle 2, una alle 2.30, una alle 4, una alle 6, una alle 8.30. Manca solo una partita all'alba, che poi può essere travestita da partita in notturna. Sto facendo un po' di ironia per dire che sicuramente la presenza del pubblico al San Vito non è demerito solo del pubblico del San Vito, perché il pubblico del San Vito fa quello che può, ma certamente questo campionato ha un appeal molto basso. Certi lavoratori il sabato non ti vengono. Ma assolutamente, ma tra altre cose, qual è la seduzione che provoca una partita? Mettiamo che fosse stata Cosenza Paganese ore 11 della mattina di domenica scorsa allo stadio San Vito. Tu mi devi spiegare alle ore 11 di mattina, ma chi si presenta ad uno stadio di calcio nel giorno consacrato, dove pure il Papa, che è una persona così simpatica, ha dato un segnale chiaro: ragazzi, non si lavora alle 11 di mattina. Ma come ti presenti a uno stadio di calcio? Alle 11 di mattina devono giocare i giovanissimi, i pulcini, gli esordienti e al massimo le partite della primavera. Alle 11 di mattina non può giocare una squadra professionistica. Il San Vito, non ne parliamo, aprite, sfonda una porta aperta, impresentabile. Non è uno stadio che può ospitare una partita di calcio e che può invogliare a stare al calcio. Guarda caso, quello che sta succedendo in tribuna A, sposendo di una parte importante del tifo, a fianco delle persone diversamente abili, è un segnale, aprono un dibattito importante. Guardate com'è rappresentativo stare in un settore più piccolo e sentirsi tutti uniti con una copertura. Il problema è che il San Vito è desueto, il campionato non si capisce niente sull'organizzazione generale, e terzo, una volta centrata la salvezza, probabilmente il cosentino medio vorrebbe lottare per un altro obiettivo. Lo so, Patrizia, che ti diverti che io parto e faccio queste filippiche, ma mi hai fatto un assist clamoroso. Cioè, il San Vito è desueto, il campionato è organizzato male, gli orari non si capisce niente, quindi io potrei, la mattina, se mi alzo la domenica mattina, apro l'iPad, allargo e stringo la partita del Cosenza. Mi dovete spiegare perché io debba andare allo stadio. L'invito ovviamente viene ribaltato domenica prossima, Cosenza Lecce è una partita, una partitissima, e sicuramente il pubblico non mancherà.
ma con in questo contesto. Però siamo già alle 12:30. Con un obiettivo basso. Di Serie A, eh? Sì, sì. Siamo lì, lì per la Serie A. La partita con Lecce alle 12:30 avrà un seguito di pubblico eccezionale secondo te? Secondo me sì. Ma non, lei... ma non questa, ovviamente, ma non ci credo. Ma senza Lecce, se fosse stata giocata alle ore 15 esatto, domenica, sarebbe stata una partita perfetto, con una attenzione massima. È normale. Alle 12:30 tu già perdi. Anche il serale, anche la notturna. Ma stiamo scherzando. Alle 10% degli spettatori li perdi sicuramente. Alle 12:30 c'è qualcuno che è posizionato davanti alle pasticcerie cittadine, qualcuno che sarà alla Santa Messa, qualcuno che è con la fidanzata a una gita fuori porta, qualche nonno è in giro nei parchi con i bambini, qualcun altro se ne sta a casa, sì, se la guarda sull'iPad, se la guarda sul computer, ascolta la radio, è chiaro che poi i numeri sono quelli che sono. Tenendo conto pure che il Cosenza ha l'obiettivo della salvezza e siccome siamo sempre abituati, almeno la mia generazione, io devo ringraziare perché non appena ho messo piede nei campi del San Vito, quando alla tua età, il Cosenza pronti via è tornato in Serie B. Mi ricordo che mio padre, anche le persone più grandi, mi dicevano attenzione che voi siete dei privilegiati. Sì, perché il Cosenza, la tradizione del Cosenza è questa, Lega Pro, qualche D, Lega Pro, D. Invece noi abbiamo vissuto la parte bella, aurea, bella, la parte aurea, con la B, la Sampdoria, il Torino. Mamma mia, io mi ricordo quando è arrivato la Cicatena al San Vito, con tutto il rispetto per la Cicatena, dopo anni di Serie B mi sembrava di aver preso un colpo al cuore. E però, invece è così. Però tu hai sviato alla domanda che ti ha fatto Patrizia, che bisogna fare per portare gente al campo. Non no, hai risposto no, no, alla domanda. No. La mia, allora, non era... A questi livelli opinion leader da trovare la soluzione alla cosa. No, no, aspetta. La mia era un pensiero. No, no, Aldo, non esistono secondo me delle risposte a questo. Era una riflessione a voce alta. Però Patrizia, se il Cosenza è un obiettivo diverso, se il Cosenza dovesse, io penso che bisogna incominciare, e Guarascio lo farà, a programmare per il prossimo anno, perché bisogna programmare bene. Se il Cosenza memoria però degli errori. Scusa, bravo. Perché attenzione, sì. Non bisogna, ma allora, io nutro un grande rispetto per i professionisti che stanno lavorando al Cosenza. Secondo me ci sono persone, allora, come due anni fa c'era Stefano Fiore che ha lavorato molto bene, l'anno scorso il direttore Marino, che oltre ad essere il direttore sportivo del Cosenza è una bandiera del Cosenza, e quindi appena si parla uno bisogna abbassare il cappello e scappellarsi. Non ci sono dubbi. Terzo, oggi il direttore Mauro Meluso, cosa gli vogliamo dire? Nulla. Che ha costruito una squadra buona per l'obiettivo, cercando di risparmiare. Se dove guardate il Cosenza, è una squadra pronta, secondo il mio punto di vista, se il presidente Guarascio lo vorrà e avrà capito qual è l'impeto della piazza, con 4-5 innesti diventa una squadra diversa. Se tu mi fai finire 30 secondi. Aldo, vai che poi facciamo 30 secondi. Programmare significa avere un obiettivo. Cioè il Cosenza il prossimo anno non può avere l'obiettivo più della salvezza, perché giustamente come dici tu, e non sei l'ultimo arrivato, perché di calcio grazie a Dio ne capisci e ne capiamo, voglio dire, il Cosenza ha bisogno di 4-5 innesti, confermare l'ossatura di questa grandissima squadra, ecco perché si vede come sta giocando, ha un gioco, sta fisicamente questa squadra, secondo me, in questo momento il Cosenza è la squadra più in forma che c'è. È una squadra di oggi, salute. E lo vedremo in queste tre partite, in questa settimana, sabato abbiamo giocato, mercoledì giochiamo, non è facile in un momento così difficile trovare e giocare tre partite. Quindi programmare significa avere un obiettivo, se hai l'obiettivo incomincia ad andare anche in periferia a portare la squadra, non so, perché una volta il Cosenza aveva tanto pubblico perché impegnava le scuole, impegnava le associazioni. Parlare... c'è tutto un discorso da fare. Aldo, e Guarascio parlare della la provincia fare, tu la provincia fare. L'hai persa quando hai fatto la serie no, la provincia persa... se tu hai un obiettivo risponde, sì, ma quando... ma se il Cosenza deve continuamente salvarsi la provincia, no, allora intanto allora voglio sentire Francesco, però voglio dire una cosa, nel senso che la provincia un po' l'hai persa quando hai fatto la serie D, quando hai avuto una bestemmia, Patrizia, scusa, ecco, con la serie D hai perso tutti, però la gente allo stadio non è una bestemmia dire che il Cosenza il prossimo anno deve puntare alla serie B, non è una bestemmia, ma io voglio dire un'altra cosa, diciamolo, sarebbe un'impresa, però
Un'impresa. Cioè, un'impresa, attenzione che ne sale una sola adesso. Esatto. Sarebbe un'impresa. Sarebbe allora, però puntarsi la però, gente... La gente... No, 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 sto dicendo, a parte le partite di cartello, perché le partite di cartello anche in Serie D, o come è successo con il Catanzaro, 10.000 ti vengono. È la categoria che ti fa venire da Castrovillari, da Rossano. Ecco, aspetta. Quindi non è l'obiettivo, è la categoria. Francesco. Allora, se posso, tre cose molto rapide. Veloce perché poi abbiamo un'intervista proprio che dobbiamo mandare. In maniera rapida, numero uno, il problema dello stadio. Per quanto mi riguarda la caduta di stile, perché io la ritengo una caduta di stile, nulla contro la società. Però se, se una tifoseria organizzata si mette d'accordo per andare vicino a persone diversamente abili, alzare il prezzo della tribuna A dopo che si è pattuito di tenerla a 10 euro è una caduta di stile. Non di so se avevano pattuito. Non lo so, non lo so. Non hanno pattuito. Cioè, però è se c'è per stato, la partita, no. Però se c'è stato, però se poi secondo me hanno sbagliato ad alzare però 12, stato, però non avevano pattuito allora, niente. Quindi, chiedo okay. scusa, però sì, se sì. c'è stato comunque diciamo un confronto. Noi abbiamo fatto un appello qui di lasciarla a 10, diciamo un confronto, perché non credo che dall'oggi al domani li abbiano avvertiti, guardate, noi domani veniamo in tribuna. Perché questo è il motivo perché lo no, 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 questa è una cosa che. Questa è una cosa a cui tenevo da un punto di vista anche etico. Che è voluto andare diciamo a nato, etico. Successivamente, allora, dire che l'anno prossimo il Cosenza deve puntare alla Serie B, per me è l'errore più madornale che si possa fare, perché non impariamo mai dalle cose passate. Perché non impariamo mai dalle cose passate. Abbiamo fatto il doppio salto, gli anni di Mirabelli, per dirne uno, gli anni di Toscano, di C2. Andiamo in Ma C1. Posso dire perché andiamo... io mi posso permettere di dire che il Cosenza il professore deve puntare sarebbe Serie B, perché io ho conoscenza di che presidente abbiamo. Ma assolutamente. Ho capito, ma lo deve dire lui, non lo devi dire tu. No, lo posso. Perché io penso che il Cosenza in questo momento. No, diritta. Io dico, io penso che il presidente come Guarascio, che di calcio non ne sapeva nulla e che adesso si è affezionato fortemente al calcio. Ma voglio vedere cosa dice Guarascio. Non può che fare questo, perché secondo me, se non fa questo, che devo mandare. E conviene lasciare la parola. Rapidissimamente, si figuri. Non impariamo dagli errori passati. Quando abbiamo fatto il doppio salto dalla C1 si allestì un organico per la Serie B, perché giocatori come Biancolino, bomber di categoria, Virga, che aveva fatto 2-3 presenze in Champions, è arrivato qui, sembrava il fantasma di se stesso. Roselli, omonimo dell'attuale mister. Comunque, giovani di prospettiva. Poi la stagione è finita come è finita il primo anno ed è finita come è finita il secondo anno. In quel momento? In quel momento c'era una società che io da non addetto ai lavori all'epoca non posso esprimermi, però l'errore è stato fatto. Se si vuole programmare una stagione da un punto di vista serio, si può fare, ma dire che il Cosenza deve puntare, io firmerei adesso, vista la categoria e viste le squadre che ci sono in questa categoria, per mantenere tranquillamente questa categoria, e quando ci siamo coi lavori e quando si ha una base solida, poi si può puntare alla Serie B. È un discorso anche maturo. Allora, si figura. Un attimo, venite a me, devo dare un intervisto, perché altrimenti Aldo si riprende la telecamera. Nessuno, Aldo, oggi. Allora, oggi abbiamo Aldo intervistato Giovanni Crupi perché ha fatto una cosa molto carina con, pensate un po', Arsenal. Vediamo. Siamo riusciti a portare il primo workshop per quanto riguarda Arsenal Social School, è un seminario di approfondimento per allenatori che ha sempre avuto la sede centrale su Roma e per la prima volta è stata portata in Calabria, nel sud Italia, precisamente a Cosenza. Quanti giorni? Sono 3 giorni, abbiamo fatto una presentazione alla sala del CONI, e poi siamo stati sabato sulla parte pratica in campo e abbiamo concluso allo stadio San Vito di Cosenza. Chi ha partecipato? Gli allenatori, ma che tipo di allenatori? Specifico o sbaglio per quanto riguarda Pulcini ed Esordienti? Sì, la programmazione era basata su quella categoria, ma comunque la partecipazione è stata di tecnici provenienti da tutta la Calabria e delle zone limitrofe, delle regioni limitrofe, e c'è stata proprio la presentazione della metodologia e della filosofia Arsenal.
perché voglio ricordare che è una delle società in Europa che investe tanto sui giovani e quindi c'è stata questa spiegazione della filosofia Arsenal che porta a credere sui settori giovanili, a credere il lavoro che loro svolgono in Inghilterra e vorrebbero portarlo in tutta Europa come stanno facendo. Vorrei con l'occasione ringraziare l'amministrazione comunale di Cosenza con gli assessorati alle attività produttive e a quella dello sport, il centro sportivo Real Cosenza e la scuola calcio Denis Bergamini perché hanno appoggiato l'iniziativa con la struttura e comunque hanno dato una grossa mano. Vorrei ricordare che oltre a me l'organizzazione è stata eseguita dall'altro coordinatore, anch'esso cosentino, Antonio Fischetti, che è il responsabile nazionale del progetto IM Number One. Allora Aldo, mi è arrivato un messaggio, non ti dico, non ti fare i conti con i soldi degli altri. Di una persona. Posso dire una cosa solo a difesa di Aldo? A difesa di Aldo? Alessia, di una persona che conta questo messaggio. Beh, non ho dubbi, so chi è, faccio finta di non saperlo. Allora, non è che è un giornalista per caso, più di un giornalista. Volevo dire. E comunque è un amico. Volevo dire che la cosa che rende, come si può dire, efficace l'idea sogno di Aldo, è che il vantaggio, intanto bisogna stare attenti a finire il campionato, che non è per niente finito, detto prima. E attenzione che siccome il calcio lo sai che ci regala, che improvvisamente, siccome giochiamo a ridosso, adesso siamo tutti sorridenti, fra tre giorni magari siamo un po' così, ci sono due partite tostissime, attenzione, quindi non evitiamo voli pindari. D'accordo. Tornati in Serie B, si può gestire con meno soldi di quelli che servono in Lega Pro. Paradossale, è più facile giocare in Serie B che giocare in Lega Pro. Quindi soldi in Serie B, quindi molti soldi. Quindi, cioè fare uno sforzo per andare in Serie B nei prossimi anni, non quest'anno, nei prossimi anni, può diventare un utile problema. Ma non è una cosa che va detta al presidente Guarascio, che lo sa bene. Lo sa benissimo. Noi abbiamo avuto per anni un grandissimo presidente, che è il presidente Pagliuso, che ha tenuto la squadra in Serie B, avendo anche il ruolo di presidente di Lega Service, usando mirabilmente anche la forza contrattuale di stare in Serie B. Quindi, quando il Cosenza è arrivato in Serie B, c'è potuto stare. Arrivare in Serie B è più difficile che rimanerci, secondo me. Quindi, bisognerà vedere. Allora, grazie Alessandro. Però, grazie. Non abbiamo pochissimo, scusatemi, però, a differenza delle altre squadre che stanno giocando, come ha giocato il Cosenza, il fine settimana ha giocato giocherà domenica, il Cosenza c'ha la partita in più che quella della Coppa Italia e che giocherà anche di Coppa Italia, non sono troppe partite. Dico, bisogna essere un po' realisti, bisogna andare cauti, no, Franco, non lo come, so come la vedi. No, io la vedo come la vede Alessandro, nel senso che Patrizia non è affatto facile il campionato, lo dicevo nel mio precedente intervento, perché ci sono delle partite importantissime, ci sono degli scontri diretti, devi andare a giocare contro la Versa Normanna, devi andare a giocare allo scontro diretto col Martina Franca, devi giocare col Savoia. Mercoledì a Castellammare, che non è affatto semplice, la squadra è in salute e noi siamo fiduciosi per un risultato positivo, però sarà una battaglia, come dicevo prima, perché giocano tutti allo stesso orario? Alle 15 giochiamo. No, lo so, no, chiedevo. No, non tutti allo stesso orario. Ci sono molte partite alle 20:45 e qualcuna alle 21, se non vado. Sono tre squadre che giocano alle 15. Non rompiamo l'incantesimo. Oltre al tempo neanche la voglia di andare a vedere tutti gli orari. No, assolutamente, ci passa anche davanti allo streaming, al computer. Perché è uno spezzatino che non finisce mai. E quindi stavo dicendo, poi il Lecce in casa, domenica alle 12:30, e bisogna fare veramente... E in questo momento continuare sulla falsariga di quello che è stato fatto fino alla scorsa settimana e fare come la formichina, un punticino per volta andrebbe benissimo, Patrizio, io firmerei. Quando è la salvezza? 40-41 al momento. 41 punti, 41. Secondo me. Siete d'accordo? 9 punti dobbiamo fare noi, 9 punti. Io non mi fido neanche della mia ombra, calcisticamente parlando. Lei ha fatto la domanda sul discorso che ti ho detto io della formichina, aggiungere un mattoncino. Assolutamente sì, no. Sicuramente sì. Siccome da questo punto di vista Roselli è stato, bravo, secondo me, scaltro e ha dimostrato di essere l'allenatore giusto per cedere la salvezza.
è arrivata la Salernitana, una squadra più forte del Cosenza. Il Cosenza non ha rischiato. È arrivato il Barletta, che era al massimo della sua forma, una squadra da prendere non con le pinze, con le super pinze, e ha gestito. E anche dopodiché, la Casertana, anche con la Casertana. Le altre partite il Cosenza l'ha giocata laddove era possibile. Col Matera se l'ha giocata alla grande. Il Cosenza adesso deve cercare, secondo me, di non perdere le prossime due partite, lo dico proprio apertamente, cioè deve cercare di fare pochi punti, ma farli, perché abbiamo avuto tante prove che fare un punto alla volta in questa categoria serve, perché si va avanti, alla fine, uno, due, tre. Intanto sperando domenica... Ha un suo peso specifico alla fine del punto. Comunque consideriamo che non si perde in casa da un girone. Come? L'ultima sconfitta in casa è arrivata esattamente un girone fa. Non lo dire. Io sono convinto che... No, vabbè, facendo scongiuri. No, no, non vorrei... No, altrimenti poi mandano messaggi, è un gufo. Sennò... Va bene, allora in chiusura della nostra trasmissione poi andrà un'intervista per quanto riguarda il torneo giovanile che si è disputato a Rende per quanto riguarda lo squash. Squash veramente una bella iniziativa. Intanto Franco, ci vediamo la settimana prossima. Ci vediamo lunedì, così parleremo della partita di Castellammare e del Lecce. Ci vediamo anche con te lunedì. La settimana prossima, perché col fatto sono per voi, sono guai per voi. Fagli pigliare pochi caffè, Patrizia. Guardi, io caffè più uno al giorno. Ah, meno male. Uno tu lo giorno. Sai che piglio poco caffè, quindi. Magari decaffeinato, no. Bravo. Normale. Alessandro, noi ci vediamo comunque presto. Sì, siamo una volta al mese ci vediamo. Ci vediamo presto anche con Francesco Lalluna, grazie. È stata una bella sorpresa. Bravo, bravo, sì. Grazie mille. Allora. E ne approfitto per salutare poi tutti i piccoli addetti ai lavori che iniziano ad amare questo la gavetta necessaria che ci deve essere, ci poi se hanno il desiderio, la voglia e la passione di fare questo lavoro. Grazie a Massimo Fino. In cabina di regia Vittorio Chiuto, Enzo Leonetti, Katia Paese, Luca Androlli messi in onda. Grazie a voi soprattutto, vi lasciamo con l'intervista per quanto riguarda lo squash. Grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci. Lo Scorpion Club di Rende sta ospitando un torneo nazionale di squash giovanile dove sono confluiti tutti i ragazzini che giocano a buoni livelli in Italia. Noi abbiamo schierato una buona squadra e stiamo già ottenendo ottimi risultati. Come va la sua squadra a livello nazionale? Ma la squadra sta andando molto bene, abbiamo tre giocatori che sono nelle nazionali italiane juniores e sono Federico Belvedere, Cristina Tartarone e Camilla di Napoli. Questi tre ragazzi spero che riusciranno ad andare a vestire i colori azzurri ai prossimi europei in Portogallo a maggio. Da quanti anni si può praticare questo sport? Allora, questo è uno sport che possiamo praticarlo da 6 anni a salire. Dai 6 a 10 anni noi abbiamo attivato dei corsi d'avviamento e poi invece dagli 11 in poi facciamo fare un inizio all'agonismo e come vedete poi abbiamo l'agonismo vero e puro che si realizza intorno ai 14-15 anni, dove comunque si comincia già a giocare in modo molto molto bello anche da vedere. C'è posto per altri bambini? Si possono iscrivere? Ah beh, quello c'è sempre posto, anche se noi siamo una realtà qui a Cosenza che abbiamo costruito molto, quindi disponiamo già di 120 ragazzini juniores e quindi è una cosa molto molto importante quella che stiamo facendo, considerato che lo squash in Calabria è uno sport molto giovane. E quindi con Massimiliano Manna, l'altro tecnico della scuola squash di Rende, abbiamo creato questo gruppo basandoci proprio sul divertimento del ragazzino e sulla crescita fisica che grazie allo sport riusciamo a dare. Poi è chiaro che arriveranno anche i risultati, però quello che importa è che il ragazzino di questa età pratichi uno sport, si diverta. Questa è la cosa fondamentale, quindi non cerchiamo campioni. Cerchiamo ragazzi che facciano sport. Lo squash sta prendendo piede anche in Calabria? Sì, sicuramente. Settimana scorsa sono andato giù dall'altra parte Puglia, ma qui c'è probabilmente dove si fa più movimento in tutta Italia in questo momento. Non solo, è una scuola che dopo 3-4 anni sta crescendo esponenziale. È solo bello da vedere e è giusto che merita un appoggio della federazione e quello perché siamo qua tutti a vedere questi tornei, perché se dai un appoggio della federazione puoi solo fare uno stimolo per tutti i ragazzi di questa parte qua, anche se siamo molto lontani dal resto dell'Italia. Uno dei grossi problemi è
mi dispiace, siamo molto lontani e ci vuole ore e ore per arrivare dove si gioca squash al nord dell'Italia. In centro Italia si gioca pochissimo, vuol dire siamo un po' limitati qua, ma spero che fra un paio di anni con questo movimento che sta creando la Calabria, che il centro dello squash sarà in Calabria fra un paio di anni, e se qualcuno vuole fare un bel torneo deve venire giù in questa parte del mondo. Ha notato qualche ragazzo con delle potenzialità maggiori? Ce ne sono qui in Calabria? Ovviamente il nostro lavoro della federazione è di guardare chi ha un po' più talento, chi si muove meglio, altre cose. Ovviamente questi sono i tornei dove si deve divertire prima, e quando si arriva a 15-16 anni comincia a guardare molto di più quanto talento ha un giocatore e cosa possiamo fare. Ovviamente qui della volta manca la tecnica e si fa fatica, ma il talento sicuramente si nota come si spostano in campo, come si muovono, perché qualcuno che ha il talento è una persona che si muove in campo senza fatica. Ce ne sono qua da ci noi. ci sono e il mio lavoro 2-3 l'ho guardato e sono molto contento e sono convinto che lo vedremo anzi fra 7-8 anni a livello internazionale, sono sicuro, sì.